Good morning, everyone. Non vi porto a una parte. Buongiorno, guerrieri. Cazzo, sono arrivato tardi. Guarda l'airone, cazzo. L'airone. Cazzo, l'ho beccato sulla riva. Arco due. Eccoci qua, raga. Sono arrivato tardi. Ehi. Sono arrivato tardi. Stamattina era densa. Vaffanculo. Vaffanculo. Ehi. Ehi, ehi. Sono terra, acqua e fuoco. Ehi. Ehi, ehi. Sono aria, neve e vento. Allora, non credo che servano parole. Una volta sapevo mettere la musichetta di fondo qua mentre registro, ma me lo sono scordato. Comunque, godetevi lo spettacolo. Good morning, Avalon. Good morning nelle nebbie di Thule. Se venivo mezz'ora fa, era denso, lo vedevo dalla finestra di casa mia. Vabbè. Vi devo fare un video, non so se oggi, che mi è venuto un lampo di genio per fare una cosa tutti insieme. A parte il discorso art, ma diciamo, vabbè, ma un'altra cosa ancora. Ve la solo. Aspetta che arrivo. Qua, porco due momicidi. Cazzo. No, mi sono andata la nebbia. Vabbè, raga. Domani rivengo con più calma. Stamattina qua c'erano 4 gradi, tutto ghiacciato. Vabbè, ve la solo preannuncio. Sai che mi è venuto in mente? Ma la butto lì, eh. Sai che mi è venuto in mente? Di... Vabbè, inutile che guardate a me. È venuto in mente. Adesso trovo qualcosa qua, in diretta. È venuto in mente. Ma qua ci ammazzano, a me mi ammazzano. Allora, la butto lì, ma guardate, dopo ne parlo magari in un video. Ma noi che la facciamo? È un'idea, poi vediamo. Allora, se ci ingigantiamo veramente, facciamo che ognuno. Premetto che di soldi, sapete, non deve girare niente, sapete, lo premetto prima, che ognuno che ha la sua attività mette il suo coso lì, che so, uno c'ha una ditta di trasporti, un altro c'ha qualunque cosa del suo lavoro, e praticamente ci facciamo un consorzio, chiunque è del gruppo mette la sua attività. E senza doverci rimettere niente, ovviamente, chiaro, se no, che ne so, uno c'ha una ditta di trasporti, costa di più di un altro, non ci si fa che si metta la mano sulla coscienza, che ne so. E praticamente ci utilizziamo le cose solo tra di noi. Che ne so, facciamo, per esempio, che ne so, chi ha le cose di tatuaggio, se lo fa un tatuaggio lo va a fare da uno di noi. Certo, non deve fare i chilometri di più. Zona, che ne so, Verona, ci sta quello, va da quello. Zona Napoli, sta quello, va da quello. Stessa cosa utilizzo i trasporti, stessa cosa deve comprare una cosa. Senza prezzi decenti, nel senso di mercato, ma che deve stare, non è che è più alto di un altro. E ci praticamente ci aiutiamo tra di noi. Già che uno, per esempio, sta quello, l'amico di Dave, che è follo per cui nel coso, c'ha la ditta di T-shirt, la Controversy Record. Fa quello e quello e quello, e ci diamo una mano. Uno magari non sta lavorando, le cose riprendo, non è che si arricchisce, facciamo a capirci, riprendo un po', lavoro un po', e questo serve per iniziare a darci una mano tutti, nei limiti, ripeto, poi se vuole fare un tra di noi un 10% di sconto e dopo lui le recupera quando, che ne so, va a comprare un'altra cosa, sempre nel circuito. E intanto stiamo buttati lì, più ne siamo, più sono gli esercizi, e più, cioè, devi dare i soldi
a uno, a un scemo, gli dico: che cosa cambia questo? Dice: ma questo già è stato fatto. No, su base pura no. Non è il fine fare i soldi o ingassare i soldi, il fine è gestirsi tra di noi, fare girare i soldi tra di noi, nei limiti del possibile, se si ingigantisce va bene. E ci sorreggiamo a vicenda così, chi c'ha qualunque uno, c'ha che ne so, c'ha una qualunque cosa, mette là. E si cerca, nei limiti del possibile, di utilizzare questo circuito, inizialmente buttato più come, passatemi il termine, hobby, campo hobbit. Vi lascio lo scenario perché è stupendo. E quindi poi che succede? Che questo le stabilimenti si caga sotto, perché da lì poi andarci a fare la moneta tra di noi, moneta, baratto, quello che è, passerà poco. E questi ti vengono a massacrare, chiunque ci ha provato, anche se siamo piccoli, certo dobbiamo arrivare a un giro di 10-20 mila persone come minimo, però la base è pura, non è che sono consorsi per fare soldi o per, sono consorsi che hanno una base pura, si fa per una base pura, e cominciamo a fare un piccolo polo per i, così. Poi dici, vabbè, ma poi si inseriranno quelli, se si ingigantisce, che gli interessa solo perché è una cosa, e vabbè, tanto mette il suo, tra virgolette, la sua attività, più ne sono meglio è. Si deve stare sulle cose di mercato, uno non deve rimetterci manco, che ne so, non è che dice uno si fa un tatuaggio da Napoli va a Milano, chiaro, al massimo può fare qualche chilometro in più su quello di mercato, e i prezzi devono essere sempre come il mercato, oppure, insomma, avete capito l'idea, ma non mi state a questo mo ve lo spiego un attimo, non è che lo voglio fare, è un'idea, mi è venuta in mente e non ha niente di sviluppo, dico lo potremmo fare, e intanto cominciamo a fare qualcosa veramente tra di noi. Questo è il mio regno, ragazzi, io sono 20 anni che ogni santa mattina vengo qua, però dovevo venire, l'ho visto, non c'avevo voglia, vi dico la verità, poi mi è venuto, ho detto ma dai, mo ci vado, ma era tardi. Avete capito che dico? Vabbè dai, poi ne parliamo in un video che faccio lì, ma non è che lo voglio fare, buttata lì, così, l'idea, mo ognuno capisce, chi è svelto capisce più o meno lo scenario che si crea. Capito? E ci mettiamo così tra di noi, zitti, se uno che ne so, anche uno che, qualunque cosa, che ne so, uno vende le Adidas, deve comprare un'Adidas, la va a prendere da quello, a parità di prezzi di mercato, chiaro, se uno la trova di meno dice guarda io l'ho trovata a quel prezzo, me la fai a quello, insomma, non è questione di soldi, facciamo capire. Però magari uno c'ha un'attività piccola che sta a fa la fame, non dico che chissà che fa, ma riprende un po'. E la base è pura, cioè si fa per una cosa pura, non per una questione di mercato, che cosa. E noi partiamo quasi scherzando, e chissà dove ci potrebbe portare se la cosa si ingigantisce. Il mio intento è fare un polo puro, sotto nessuna bandiera, sotto nessuna ideologia, sotto niente, ognuno è quello che è, e come vi dicevo del movimento, di qua di là. Comunque adesso, appena mi vedo con Dave, vi faccio dire le cose tecniche per fare il discorso, quello dell'arte, e lo cominciamo subito, dai, almeno prima cominciamo, anche se magari i primi sono alla Carlona, che ce ne frega, tanto noi non siamo, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno di cose belle. Allora avete capito il discorso? È un'idea, dai, la butto lì. Chiudo, ma prima di chiudere vi voglio fare vedere lo scenario, me ne arrivate a casa. Op, c'è una persona, non la posso far vedere. Morghe. Vai là. Tedeschino. Ok ragazzi. Good morning, Ra. Ok, chiudo qua. Guarda che mi fate fa. Ancora mi devo fare la doccia.
Che corso qua, non mi tocca rispogliarmi. Campo Hobbit. Ok. Da Avalon, con amore. See you later, all'inizio.